John Borno, ragazzi, John Borno, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nell'ultima semifinale del torneo del Tiki Taka To. E qui sotto di me, in ordine di maglia di juventinità, Airway. Finalmente non abbiamo un interista da affrontare. Ci tenevo ad affrontare Gabbo, che io guardo ogni suo episodio con Fabio, e quindi è bello. E quindi preparato. Sei già avvantaggiato praticamente. può essere. Vabbè. E allora sotto di lui Gabboman. Io sto sotto a tutti praticamente. Già mai detto che sono uscito, va bene, lo ma accetto. Comunque sono giorni che mi state, che ogni volta che vi parlo mi state scrivendo spalleggiando, tipo vabbè, ma lui è più forte, vabbè, ma io esco sicuro. Uno deve passare, vediamo, dai, chi piange di più passerà. Tra un po' continuerò io, tranquillo. Allora, prima per Roma in finale non è che sono state molto fortunate in generale, quindi vediamo. È vero. E allora, ragazzi, io vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i canali YouTube sia di Airway che di Gabboman. Quindi mi raccomando, fateci un salto e iscrivetevi se i contenuti vi interessano. Lasciate tantissimi mi piace per la finalina, terzo e quarto posto, e per la finalissima. E noi partiamo subito. Rapidamente, regolamento come al solito: 7 partite, in questo caso sono 7 gare. Di queste 7 gare dovete fare Serie A, Europa. Semplicemente questo. Chi vince più partite alla fine delle 7 ha vinto la gara e passa il turno. Semplicemente, se volete passare completamente una tabella, dovete dirlo entrambi prima di mettere il primo segno. Se mettete il primo segno e poi la passate, ovviamente la partita si brucia, ma il risultato rimane uguale. Detto questo, non è questa la schermata, vi piacerebbe come al solito, che state vedendo, perché ovviamente, chiaramente, la stavate già studiando. Io vi ho visto proprio, addirittura Airway ha buttato dietro la tastiera per non fare... Sì, io dormivo in piedi nel frattempo, quindi guarda... E allora siamo pronti. Deve iniziare, anzi, prima, no, ve lo dico prima, deve iniziare Gabboman, perché è quello che è entrato prima. Ho mandato come al solito il link insieme, però è entrato prima Gabbo. Quindi allora 3, 2, 1, are you sure? Sì, sono sicurissimo. Play again. Via. Allora abbiamo orizzontale Sassuolo, Juve, Roma, verticale Torino, Atalanta, Olanda. Giocate? Io gioco. Vai. Sì, nome. Dai. Comincio io, hai detto, vero? Cominci tu. Io faccio Juve-Atalanta e Kulusevski. Ok, Airway. Ok, mi fai subito quella pericolosa. Oddio, no, dai. Olanda-Roma, Rick Kasdor. Che schifo. Vai. Allora, faccio De Ligt. È Olanda, vero? È Olanda, è Olanda. Ho detto Karsdorp. Sì, perché non lo vedo, c'ho il tuo nome sotto. E De Ligt Juventus, sì, okay. Olanda. E qui prendimi un Bremer per Torino Juve. E ci siamo, e qui tu chiudi. Poi, Gabbo. Facciamo un Zappa Costa Roma Atalanta. Ok. E facciamo un bel Demiral Atalanta Sassuolo. Madonna, questa sfida, ragazzi, al cardiopalma. Vai. Tosta. Non è semplicissima. Allora, devo un attimo ragionare. Io ti dico Belotti Roma Torino. Ok. E qui c'è il magico olandese del Sassuolo. Il famosissimo olandese, ma chi è? L'utopico olandese del Sassuolo. Ma chissà. Allora, dai, Torino Sassuolo ce l'ho, ma vedo che è abbastanza inutile. Ora sì. Ci penso un attimo per... C'è il tempo? No, diciamo che è una certa... Vabbè, sì, sì. È una certa, mi incazzo. No, vabbè, ma guarda, non è che c'ho da pensare molto. Questo da dove lo tiri fuori? Un po'. Il Sassuolo c'è una storia corta, quindi non è... Sì, e poi c'ha tante storie di italiani, più che altro. Sì, oddio, effettivamente. Un giocatore esotico. Vabbè, dai, onesto, non lo so, quindi ti dico Torino Sassuolo intanto, e facciamo Zazza. Ok. Beh, Zazza secondo me è più esotico, Dipende se ce l'hai, magari. Il Sassuolo Olanda, olandese del Sassuolo. Ma io, guarda, onestamente, sto a cercare di pensare, ma della storia più recente del Sassuolo, boh, provo a sparare un nome a caso. Vai. Ma proprio a caso, un nome che possa essere simile olandese. Aspetta un attimo, mi sta a mettere l'ansia. Hai già messo il cursore. Ti chiedo scusa, torno indietro. Mamma mia, perché poi tutti quelli che mi vengono da pensare sono tutte le nazionalità. Quella è la cosa assurda. Ma sì, ma... Mamma mia. Mamma, che inizio. Porca miseria. Sarà una lunga partita, secondo me. Non ne ho idea. Pure secondo me... Sì, non ce ne saranno tantissimi, però qualcosa di... Qualcosina dovrà pure esserci. Secondo me non lo indovinerete mai. Ce ne sarà stato uno nella storia, al massimo. Due, però... Uno è più fattibile dei due, però è impossibile. Cioè, se ve lo dico, dici, ah sì, l'ho sentito, però... Ma che ti posso dire?
Ma per me possiamo pure chiudere qua, pareggiamo. Vada, fammi fare un tentativo, ma proprio... Allora, aspetta. So che è olandese. Gabbo, lo vuoi fare pure tu il tentativo prima che passi? Io, guarda, sto veramente nel pallone, non c'ho proprio... Poi, mo m'hai detto così, capirai, ma è proprio completamente chiuso. Ma avessi detto ce ne stanno 12, 13... No. Ma ce ne stanno due proprio... Non ne ho idea. Due di cui uno, cioè, non so manco se me lo prende. Allora, vabbè, allora passi? Sì. Vai, Airway. Prova a mettermi... So che ha giocato in Italia, so, credo, vai, che sia olandese, Dix. Allora, questo o no, questo? Di K, Kevin. No, sbagliato. No. Allora... Per me si può pareggiare. Allora, sì, la pareggiate? Ok. Il nome, sì, due nomi. Uno è Letchert, ha giocato al tempo. Difensore centrale. Sì, esatto. L'altro è lui, ma non so se me lo prende. Perché a Rui ha fatto tutta la trafila dell'Olanda, 18, 19, 20, 21, e poi ha scelto il Marocco nella nazionale maggiore. Allora, facciamo un tentativo? No, non l'avrebbe preso. Non l'avrebbe preso. Dai. Allora, son curioso di vedere... Mo il gioco tanto me lo dice... Ah vabbè, sono uscito, ero curioso di vedere in realtà quanti ce ne sarebbero stati. A me me ne trova solamente due. Vabbè, fatto sta che adesso possiamo partire subito con la prossima gara. Stavolta inizia Airway. Abbiamo Udinese, Lazio e Juve in orizzontale, Milan, Romania e Cremonese in verticale. Palla ad Airway, vuoi giocare Airway? Mamma mia, guarda, qualcosa so già di non sapere, okay. Però magari quel che so mi basta. Quindi vuoi giocare? Me la rischio, eh. Vabbè, ti dico di sì e ci provo. Vai, parti. Gabbo è incredulo. No, ma perché, cioè, basta la mia decisione? Sì, basta che uno dei due voglia giocare e si gioca. Dovete essere d'accordo. Ci sta che magari Gabbo ne sa tre che io non so, quindi ho detto, riprendo sto rischio. Dai, allora, partiamo dal centro. Romania, Lazio. Vai, tanto parti da lì. So manco come la chiudo, con le scale o... Gabbo. Proviamo. Perfetto, abbiamo finito cose che sapevate di questa. No, qualcosa di fattibile c'è, qualcosina. Qualcosa di fattibile c'è, io ti dico Juve-Milan... Andrea Pirlo. Vai, Airway. Okay, io ti faccio Milan Udinese De Ulofeu. Ok. E mo so cazzi. Oh mamma mia. Allora, un calciatore che ha militato per la Juventus e per la Cremonese. Mamma mia. Juve Cremonese. Porca miseriaccia. Attenzione. Devo fare attenzione perché se no me lo chiude. Sì. Se non lo sai, ha vinto. Qua bisogna scavare nel passato più recondito. Allora, qualche allenatore... Io non posso dare indizi, non do indizi, l'unica cosa che dico è che ce ne sono tanti. A ricordarseli. Stop, posso dire nient'altro. Guarda, io qualche tempo fa avevo... Non ricordo, perché sto andando veramente a memoria, ma non una memoria ricordo dove ha giocato, dove non ha giocato, no. Qualcosa che avevo fatto con Fabio, e forse era proprio Juve Cremonese. Attenzione. E mi pare che era uscito Cesare Prandelli. Vuoi che te lo provo? E tanto non c'ho idee, perché giovani attuali. Giusto. Mamma mia. Vi posso aggiungere non so se... No, aspetta, dopo lo dico. Dopo lo dico. Ce ne sono tanti altri Juve Cremonese che non so tu come abbia fatto a prendere Prandelli, Gabbo. Veramente, sì, io l'ho appena sperato detto che fosse sbagliato proprio tanto. No, te l'ho appena detto come ho fatto, altrimenti non ci sarei mai arrivato. È semplicemente allenamento nel gioco. Però credo che Airway lo sapesse. Juve Cremonese. Vuoi che te lo dico, Gabbo? No, aspetta, non dire nulla perché ce ne sono tanti. Li diciamo dopo. Magari ce ne sono anche incroci. Da altre questo parti. Secondo me non è incrocio. Vai, dillo. Fagioli. Fagioli, sì. Non ci stavo minimamente a pensare. Ho fatto due squadre, quindi... Vabbè, sì. Dai, comunque. Ma anche l'altro, della Juve, che non mi ricordo come si chiama, quello giovane. Come cazzo, allora si chiama? Aspetta. Vabbè. Non mi ricordo. Vabbè, uno che è uscito dalla primavera della Juve che ha fatto la Cremonese. Sì, non mi sfugge anche a me. Ma sono talmente tanti che faccio a capire. Vabbè, va bene, andiamo avanti, poi dopo ve lo dico. Allora, Romania Juve mi prendi, cioè sono tanti anche qui, oddio, tanti. Muto andare sul serio. Ok, Romania Udinese. Non ne ho idea. Romania Udinese veramente. Io me lo ricordavo. Però non è famoso. Cerco un attimo di pensarci, ma posso chiudere qualche altra casella, però veramente. Romania Udinese. Cerco di pensare a tutti i calciatori rumeni che conosco e cerco di associarlo se magari hanno mai giocato per l'Udinese, ma ce n'ho pochi dei calciatori rumeni. Comunque posso dirlo perché non va in conflitto con nient'altro. Prima per Juve Cremonese c'era anche Vialli, che ha iniziato a Cremona, Cabrini, che ha iniziato a Cremona, e è passato da Cremona anche Enrico Chiesa. Mi aspettavo dicesse uno di questi, infatti. Prandelli. Calciatore rumeno.
meno dell'Udinese. È tosto tosto, raga, io ve lo dico. Io vado su Escalante Lazio-Cremonese, perché cioè, ci posso stare anche mezz'ora, ma non... che ora c'ho Cremonese-Udinese pure. Quindi tu confermi di non saperla, Airway Udinese-Romania? Cioè, non... preferisco... però non so neanche Cremonese-Udinese. Potrebbe essere più facile, sicuramente. Siamo la rosa attuale. Madonna, comunque sto cercando pure io, ma... Bella storia. Ha chiuso bene qui, Gab, ha scelto bene. Ma Udinese qualche nome... Tanto a sto punto Milan-Lazio è inutile. Allora, visto che Milan-Lazio è inutile, tocca fare un tentativo su Romania-Udinese. Ma quello è tosto. Quello... Per me Cremonese-Udinese è più facile, però non mi verrà mai. Allora, vi dico che secondo me non ci arriverete mai nessuno dei due. Vabbè, cioè, dai. Cremonese-Udinese i giocatori manco l'ho mai sentito in vita mia. Bene. E Romania-Udinese lo conosco, ma è un meme. Cioè, nel senso, è come se... Io seguivo la Cremonese 20 anni fa, ma ero piccolo. Ma io mi ricordo un rumeno esotico. Però non mi sembra che abbia giocato nell'Udinese. Insomma, manco se è romeno, magari è albanese. Faccio un casino veramente lì. Vabbè, anche Gabbo, io li rivedo i video che confonde tutti. Anzi, non so manco, se giocava a pallone. Sì, a sto punto, guarda. Un altro sport. No, dai, allora, per non tirarla per le lunghe. No, ma guarda, ma non so manco un 20 anni. Romania-Udinese. Ti conosco solo Tatarusano, l'ha giocato. Vabbè, scrivi Tatarusano a caso, magari c'è un passato dell'Udinese oltre alla Fiorentina e al Milan. No, no, non ce l'ha, non ce l'ha. Vabbè. No, io mi arrenderei, onestamente. Mamma mia, sì. Allora, vi arrendete pareggio, vi dico subito che i giocatori della Cremonese-Udinese, ragazzi, io non li conosco. Cioè, Domenico Doardo. Tanti anni fa, probabilmente. Sì. Domenico Doardo, poi Denis Godeas, Baroni, poi Fausto Pizzi, Angelo Orlando, Massimo Susic, Stefano Rossini, Giuseppe Gemiti. Ecco, l'unico che conosco di nome, proprio che l'unico che conosco, ma non sapevo che avesse giocato né all'Udinese e nella Cremonese, è Gian Domenico Mesto. Vabbè, dai, non me lo sarei mai ricordato. Invece il rumeno dell'Udinese, che io me lo ricordavo, però era proprio, cioè, sei presente quelle chicche che tutti ti affezioni al gioco, era Torge. No, non mi sarebbe venuto, cioè, ora me lo ricordo. Ok, ma allora manco, siete ancora pari. Era rumeno. Figurate. Allora, siete ancora 0-0. Terza partita, stavolta inizia Gabbo. Play again. Da Allegri Mourinho. Davvero, partita davvero molto tirata. Orizzontale, Lecce Milan Verona. Verticale Belgio, Ghana Serbia. Gabbo, vuoi giocare? Allora, come funziona? Se io dico no, che succede? Se Airway dice sì, giocate lo stesso. Se Airway dice anche lui no, non giocate. E si passa alla prossima partita senza bruciare la partita, però. Io sarei tentato di dire no. Tu, chi? Tu invece, Airway, saresti tentato di dire sì o no? Vabbè, ma tanto non decide lui. No, basta un no e si gioca. Cioè, basta un sì, ma anche qui, anche qui secondo me va a finire come prima. Cioè, volendo, sto pensando se potrei fare una riga, un croce, per dire proviamoci. Prendetevi 30 secondi se volete. Si perde del tempo inutile, secondo me. Pure secondo me. Pure secondo me si perde solo tempo. E allora andiamo alla prossima, dai. Andiamo alla prossima. Play again, ancora Gabbo. Milan, Verona, Monza in orizzontale. Atalanta, Uruguay, Verona in verticale. Questa qui la fate? Mamma mia, il problema è la riga del Monza. Sì. Problema grosso. Vabbè, è la riga, dai, del Monza. Manco tanto. No, per me sì, per me è un bel problema. E io, allora, io la non lo so. Sento subito Airway, tanto basta che uno dicesi tu a giocare Airway. Dai, io la farei. Ok, Gabbo, tocca a te, parti. Allora facciamo così, andiamo su vado sul centro, Martin Caceres. Ok, ci siamo, X messa. Airway. Qui proverei, cercando di trovare qualche punto che potrebbe... Attenzione, la tattica, la tattica. Tocca. È giusto, la tattica. Allora, partiamo da Verona-Milan, Verdi. Giusto. Gabbo. Cerco di fare mente locale un attimo. Io le so quasi tutte, forse non so Monza-Uruguay in questo momento. L'unica che non so dovrebbe essere quella io. C'ho un vuoto su un paio di caselle assurdo. Dicci. Prendo un altro minuto per cercare di ricordare. C'è una casella che vorrei coprire, che vorrei attappare. Possiamo sapere solo qual è quella su cui hai più dubbi? Più di una, ma Juve-Verona. Ok. Ma c'ho un vuoto completo. Ma proprio completo. Airway lo sa. Qualcosa no. Beh, Juve-Verona lo sai. Vado su Laxalt Uruguay-Milan. Ok, ci sta. Temevo quella mo. Vai. Uruguay. Allora. Uruguay-Monza adesso. Allora, faccio un attimo. Allora, provo a giocare un po' come a dire. Secondo me la sa. Secondo me la sa o secondo me non la sa. Allora, in caso non ci vado neanche. Però, penso alla rosa attuale, ma... Allora, io vado... Non so perché state mettendo così poche croci. No, è che sto pensando qual è la mossa giusta da fare. Ah,
Ah, ok. Non so se una delle due la sa. Ok, quindi stai valutando la strategia più che... Sì, assolutamente sì. Vabbè, mettimi Verona, Monza, Caprari. Ok, sì. Qua ce n'erano tantissimi, tipo almeno 5 che giocano adesso nelle due squadre. No, ma il problema è che cercavo la mossa... Anche se ti dico la verità, mi veniva in mente. No, a me pure l'unico che poteva venirmi in mente era Caprari. Il problema è che ho svelato il punto debole, quindi trovare un uruguaiano, un calciatore uruguaiano che gioca attualmente al Monza o che ha militato per il Monza adesso mi risulta veramente... Perché non avete visto tutti i tiki da Gadò? Perché in passato l'abbiamo fatto. Vediamo nei commenti se vi ricordate in quale era capitata, ragazzi. C'ho un vuoto, ma un vuoto. Io devo coprire, se non so Uruguay-Monza, devo coprire ovviamente Verona-Juve. Mm-hmm. Ma possibile che non mi viene in mente un calciatore che ha giocato per il Verona e che ha giocato per la Juventus? Mamma mia, c'ho un dubbio su un calciatore del Monza uruguaiano, ma non mi ricordo se quello era uruguaiano. Allora, devi decidere se vuole provare a gettarti su Monza Uruguay e provare a chiuderla con il rischio di perderla o andare su Juve Verona, però ti devi ricordare qualcosa e quindi devi sperare anche là che qualcosa ti esca fuori. Verona, Verona Juventus, Verona Juventus, Verona Juventus. Che poi è semplice. E hai Rue potrebbe confermare. Il mio problema sono proprio le cose più semplici. Sono proprio le cose più semplici che a me mettono particolarmente in difficoltà. E Caceres? Non so, me devi dire te, io non posso fare niente. Vuoi che ti metto Caceres? No, perché qualche episodio fa con mio fratello ho confuso Verona, Hellas Verona con Chievo Verona, ho detto Paloschi Hellas e poi c'era Chievo. Se vuoi te lo metto, se no no, me lo devi di tu però. Vai, metti, tanto sono andato nel pallone. Giusto. Mannaggia. Okay. Giusto, e comunque ce n'era uno che era molto più semplice, che posso dirlo, tanto non ha giocato nell'Atalanta, che è Ken. Ah, Moise Ken, è vero. Vabbè, però sì, Caceres era lì al centro e a questo punto devi andare su Atalanta-Juve, Airway, se no. Ma vammi su Spinazzo. Va bene, va bene, va bene. Ci avevo sperato anche qua, eh? Però in questo caso, sempre se Gabbo c'ha Uruguay Monza o comunque prova a spararlo, visto che adesso è coperto a differenza di prima, può vincerla. Che prima non era coperto, doveva cercare di chiudere, se sbagliava era un macello. Adesso è coperto, però comunque deve sapere. Sta facendo gli applausi che faccio quando uno vince, ma non ha ancora vinto. Senti, io sto per fare una gaffa clamorosa. Vai, facci sta gaffa. Paletta, ma come me vengono in mente? Allora, Paletta ha giocato al Monza, però non era... Non è uruguaiano. No, italiano. È italiano. Cioè, si è naturalizzato italiano. Un'altra nazionalità. Argentino. Argentino. Sì, vabbè, ci stava però. Ci stava però. Quindi starebbe a me adesso? Starebbe a te adesso, sì, certo. No, ci sono, dai. Giusto per provare a mettere qualcosa, mettiamo Atalanta, Milan, Caldara. Ok, e adesso attenzione. Atalanta, Monza, Petagna. Ah. A questo punto, allora, Airway c'ha l'occasione di dover chiudere, però deve giocare perché può decidere se provare a mettere un nome, se azzeccare, quindi azzeccarlo, oppure se passare. E poi Gabbo c'ha l'ultima occasione, ovviamente, di fare il punto, se no poi continuiamo a fare avanti e dietro. Questa è la tier list. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, 100%. Io non vorrei che ora dico un nome, che magari è l'altro, perché non so il nome, cioè so il cognome ma non so il nome, quindi ho paura di fare una gaffa. È meglio non dirlo. E poi è capitato in passato. Come tattica. Con i Vertonghen, Alderweireld, sì, è capitato. Per Vermaelen. E Vermaelen è capitato in passato. A tutti, almeno a 3 o 4 video. Vabbè, sicuramente non è la squadra del Monza attuale, Uruguay Monza, meno che... No, guarda, per quel gioco che magari so il nome ma non so il cognome, lascio perdere. Ok, passi. Gabbo, nome o pareggio? Pareggio, perché non... Non ci vuole manco provare. Ma che sparano mi a caso, tanto dico solo boiate. Ok, allora pareggio, mi dici qual era il nome che volevi dire, Airway? Poi ti dico se è giusto. Allora è un cognome Rossi, però nome... Prova a scriverlo, Mari, ti dico se cosa mi sarebbe venuto. Scorri tutti in basso, ma sono solo questi. Ah, sì. Pensavo ce ne fosse una. Fammeli vedere un attimo a modo. No, niente, lascia perdere. No, allora, ve lo dico, boiata. ve lo dico, il nome... È giusto, boiata. Gaston Ramirez. Ecco qual era il nome giusto. Cioè, questo è fatto la B, non sì. Non ricordavo sì. Manco fosse uruguaiano. Non lo sapevo, però... Allora, avrei siete... detto argentino. Ecco. Io gli argentini li scambio per uguali. Tre pareggi. Uruguaiano del Paris Saint Germain, Messi. Sì, esatto. Allora, tre pareggi, quarta partita, ultima della Serie A. Parte stavolta Highway, play again. Allora, Juve, Inter, Cremonese in orizzontale, Sassuolo, Olanda, Bologna in verticale. Ho fatto così
così perché ho detto oddio. Allora, questa sembrerebbe più fattibile, ma ci sono sempre quelle righe oscure che sono pericolose. Quello è il problema. Cremonese. Giocate? Ci penso un secondo. Per me, se vuole passare, io passo volentieri. Poi siamo trovati. Cerca di far punti. Aspetta, dammi 10 secondi. Sì. Vai, 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 pensaci. Sì, giochiamola. Vai, parti tu. Bene, bene. Allora. Mo però vediamo di non far cavolare. Ecco. Partiamo con Sassuolo Juve ancora Zato. Ho sbagliato, ho messo 3Z. Ok, Gabbo. Allora, sta a far male un gomito, a forza che sta appoggiato sull'angolo. E facciamo. La devo giocare bene. Madonna, davvero. Ma c'è un problema. Per me c'è un problema grosso. Motivo per cui non avrei cominciato sta partita. Cioè che non sai nulla della Cremonese o che sbagli gli olandesi con i belga? Ti dico. Vabbè, ti dico Sensi Inter Sassuolo. Ok. Me l'aspettavo questa mossa. Highway. Highway. Olanda Inter, vedrai. E adesso dovresti chiudere Cremonese Bologna. Per me è un grosso. Credi che la sappia. Per me è un gravissimo problema, proprio grave. Comunque li sto guardando, raga, cioè non capisco perché mettono ste squadre che veramente. Guarda, ti dico, quelle con le doppie scelte sono leggermente più facili, sì, come singola chiamata. Quella con senza il cambio vuol dire che ce ne può anche stare solo uno e te lo metti. Sì, io ne ho trovati due, ma non li conoscevo nessuno dei due. Beh, io ci sto pensando ancora, lo metterò a fuoco. Io ti dico, me la so giocata anche male. No, invece sono messa giocata bene invece. No, l'ho giocata male, perché poi mai chiuso in quel modo, quindi. Quindi adesso devo ricominciare da capo. Ma non solo, ma poi devi fare sempre triste sulla Cremonese. Cioè non puoi battere da nessun'altra parte per far triste se non sulla Cremonese. Vai, dici altri nomi. Guarda, io non ho la più pallida idea di Bologna Cremonese. Non ne ho la più pallida idea. Io vado su Bologna Inter e ti dico Roberto Baggio. Ok. Bologna Juve Di Vaio. Ok. Olandese della Juventus Edgar Davids, giusto per non mettere sempre gli stessi. Ok. Sassuolo Cremonese Chiriches. Attenzione, abbiamo il primo punto. Abbiamo il primo punto ufficiale, 1-0 per Airway. Sudata. E mancano ancora 3 partite, ma adesso si passa a quelli del calcio europeo, ragazzi. Mamma mia, comunque che partita tirata. Allora, adesso è la quinta partita. Quinta. Quindi inizia. Chi è che ha iniziato adesso? L'ho già dimenticato. Gabbo. Quindi, sta Gabbo. Quindi tocca a Gabbo. Yes. Senza rubare. 1, 2, 3. Milan, Real Madrid, Liverpool in orizzontale. Argentina, Olanda, United in verticale. Ecco, per me questi stranieri sono più semplici. Sì, magari. Ma dipende. Gabbo. Vabbè. Allora. Vediamo un po' da dove posso cominciare. Qualcosa c'è, però devo capire bene da dove cominciare. Ti dico Seedorf, Olanda, Real Madrid. Ottimo. Airway. Allora, qui. Adesso è tutta tattica, perché tipo a saperli li so tutti. Tutti li molta, so. Molta. Bisogna capire dove, come volersi muovere. Esattamente. Cercando appunto di. Magari se lui non ne sa una, di giocarci intorno. Ma ci vuole grande allegrismo qui. Allora, fammi intanto. Sì. Argentina, Milan, Crespo. Ok, Gabbo. Allora, vado su. Vediamo un po'. Facciamo. Olandese, Milan. Metti sempre Seedorf. Ok. Ok. Olandese, Liverpool, subito Wijnaldum. Ottimo. Avrei avuto anche un altro nome esoticissimo. Sì, ma in questo momento, guarda, siamo focussati. Mamma mia. Mascherano, Liverpool, Argentina. È quello che temevo. Lì e lì. Sì, stavo andando un attimo in crash. Attenzione. Ci credi che non mi viene? Allora no, ci penso un attimo perché dai, non è possibile. Dai, quei classici vuoti. Andiamo un po', dai. Pensiamoci bene, analizziamo tutto, assato, presente. Assurdo che non ti venga. Lo so. Vabbè, Ibra. No, ma veramente, guarda, un altro. Tipo se c'era il cambio... Aiuto a trovarne un terzo. Beh, io ne so meno 10. Tanti, lo so. Io ti posso dire anche la roba. Magari c'è una roba folle, mi viene la Sassuolo Cremonese, ma poi magari a guardarla da esterno a casa. Sì, sai. No, assolutamente sì. Però calcolo ce n'è un altro del livello di Ibra. Real Madrid United, Cristiano Ronaldo. Ok, non era lui. Però poteva starci anche qui. Ve lo posso dire a questo punto perché non ha giocato nel Liverpool. Vai.
Aspetta, voglio vedere se ha fatto prestiti mentre io dormivo. Ok, sì, no. È David Beckham. Vabbè, certo. Giocato Milan, Real e United. Va bene, qui per chiudere e finire con il pari è Argentina, Real Madrid di Maria. Gabbo, la sai per chiuderla? Guarda, non mi fa ragionare adesso. Voglio concentrare le mie energie sulla prossima partita. Ci stava, ci sta, ci stava. Guarda, nemmeno, nemmeno ve la dico, vado direttamente a quella dopo. Allora, è un altro pareggio, quindi siamo 1-0 per Airway, mancano due gare. Inizia Gabbo. Perché? Perché Airway può fare il 2-0 e chiuderla. Quindi quando puoi vincere e fare il match point, inizia sempre quello che sta per perdere. Quindi play again, 3-2-1. Orizzontale, Ajax, Chelsea, Barcellona. Verticale, Serbia, United e Italia. Gabbo. Io potrei anche passarla tranquillamente. Tu che dici, Airway? Io la vorrei giocare. Ecco, t'anculato. Tanto per cambiare. Vai, Gabbo. Ma qualcosa non so anch'io. Ti assicuro. Madonna, comunque è tosta, eh? Cioè, qualcosa è assurdo. Guarda, queste però sono le schermate che più mi mettono in difficoltà in assoluto. Paradossalmente so tutta la Serbia e so quasi niente dell'Italia. Vai, Gabbo. Vai, Gabbo. Vabbè, una, dai. Almeno una. Sì, una sì, anche un paio, però devo capire strategicamente perché... Ovvio. Mamma mia, porca miseria. Io devo pensare, non ti credo. Io... Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Io ti dico, vabbè, Jorginho, Chelsea, Italia. Ok. Per evitare guai, dubito, Italia, Barcellona, Zambrotta. Bravo. Gabbo. Mamma mia. Ma per curiosità, no? Vabbè, non so se voi sapete Italia-Ajax? Perché a me non viene minimamente... Sì. Ah, ok. Io bravo. Lo so. Ok, ok, bravo. Allora, meno male. Viene da dire. Io non ho la più pallida idea. Meno male che sono andato lì. L'ho cercato, se lo sai hai ragione, bravo davvero, Gabbo. Bravo davvero. È recente, eh? Vai, Gabbo, tocca a te. Vabbè. E allora, purtroppo c'ho il cervello in pappa. Su cosa stai ragionando? Sto ragionando su United Chelsea, ma... Pure quello è molto semplice. Non me ne viene uno. È stato il meme di tutto Tiki Taka To, questo fatto che non viene mai. Sto giocando. Mi fa un sacco ridere come cosa. Che questo non venga mai a nessuno. Sì, ma ce ne stanno anche tanti, eh. Sono consapevole. Un ex calciatore che ha militato nel Chelsea e nello United, che potrebbe stare a una delle due ancora, ovviamente, eh. Mamma mia, mamma mia. Ma mo che me invento io qua? Ma che me invento? E sai, Italia-Ajax, che era l'unico motivo per cui io potevo non giocarla. Cioè, ti rendi conto? Non so come faccio a saperla. Vabbè, permetto che è recente, ma me ne sta sconcentrando. Però Chelsea United è semplice. Ma lo so che è semplice, ma proprio perché è semplice io non lo ricordo. Perché se era difficile, per me sarebbe stato abbastanza fattibile. Allora, Chelsea United. Ovviamente Airway la sa, vero? Ipotizzo di sì. Mm-hmm. Qua è l'allenamento che fa la differenza. A Chelsea United no, però per il resto sì. E la memoria. Ecco, questa sì. Quello è beh. Chelsea United, mi prendo qualche altro secondo. Porca miseria, ragazzi. Poi rischio forte. Mamma mia. Poi più ci pensi, più dici te lo devi ricordare e più non te lo ricordi. Lo so. Sono consapevole che sarà pure facile, perché sono consapevolissimo di sta cosa. Però io non ce l'ho proprio in mente. Me lo devo far ricordare per forza, perché poi Ajax Serbia è un problema per me. Quando va nel pallone è tosta. Ci sta. È tosta. Comincia a sudare freddo, è inutile, eh. Porco cane. Mamma mia. No, ma mi sei completamente proprio annebbiato. Sto cercando di guardarmi anche intorno, eh. Sono proprio completamente annebbiato. Fai un gran respiro. Così parte una scureggia. Vabbè, fa content. Mamma mia. Non mi viene in mente. Chelsea, Manchester United. Poi io c'ho un altro grande problema. Sloveni, serbi. Faccio un macello. Dai, dammi un nome. Dammi il nome, che te do? Vlahovic non vale per il Chelsea? Bah, dubito. No, non mi fa questo. È un colpo al cuore. Gabbo, quando te lo dirò, penso che comincerai a battere la testa al muro. No, ma già la sto battendo anche non ricordandolo. Che so che è maledettamente facile. Lo so. Porca miseria. Porca miseria. Dai, dammi un nome. Io ti do proprio Lucca. Vai. Ajax. Bravo. Ah, bello. È Lorenzo, eh? Sì, è Lorenzo. Sì. Bravo. Comunque,
Ma tanto non serve a niente metterlo prima, lì, però... Prima che te lo... Tu stai per mettere questa, per caso, Airway? Vedo che lagga la freccetta, non so... Vabbè, sì, però vorrei metterla da un'altra parte, in realtà. Vai, dimmi! No, dimmi, se devo metterla lì, perché sennò poi va a finire che c'è la doppia chance. No, devo andare per forza a Manchester United-Chelsea. Dimmi con che inizia, dimmi con che inizia. M per forza, perché ce n'ho due, però uno non so se lo prende. M. Ah, non pensavo... Manchester United-Chelsea. Non pensavo dicessi quello, vai, dimmi. Vai, dimmelo. Il problema è che, allora... facciamo un'ipotesi, perché c'è un discorso e ti sto facendo questo ragionamento. Se io ti metto uno che c'è andato da giugno, poi non lo prende, è errore o no? È errore. Vabbè, ma non lo so, metti quello che sai, se lo sai. Beh, Matic, dai Matic. Porca miseria. Sì, ma non era questo quello che volevo dirvi. Fammi vedere se posso metterlo, sì. Ma scusate, ma poi pure Gabbo che dice vale Vlahovic. Ma chi vuole prendere la Juve per togliere Vlahovic? Scusa. Romelu Lukaku. Ma poi te l'ho indovinato. Dovevo dire lui, infatti. Perché vuole, che volevi dire lui? L'ho indovinato. Sì. Ma qual era quello che hai detto che è arrivato a giugno? Mount. Ah, Mount. Non avevo capito. Ok, sì. Bella set. Vai, Gabbo. Tadic. Scusa, tutta sta... Lo vedi perché? Tutta sta storia lo sapevi? No, ma perché adesso ho sbloccato i serbi involontariamente. Sì. Sono convinto, Vai, tocca a te. Ovviamente Manchester United, Ajax, andiamo con un Eriks. Ce n'erano tipo... Ce ne sono tipo 80 miliardi, penso. Sì, no, anche qui... So che ce ne sono 80 miliardi anche da United e Barcellona, ma sto da capo a 12 come prima con Matic. No, te prego, non ricominciamo. No, ma te prego, ma guarda, te l'ho detto, io quando vado nel pallone è tragica. Allora, un attimo di mente locale. Tanto è il livello di Matic, paro. No, anche di più. Anche più facile. Io ho sbagliato a dire Matic, comunque continuo a pensare che pagherò le conseguenze per averlo detto. Ma perché? Perché per me ha sbloccato Tadic. Non so, magari o ce l'avevi anche da prima, Gabbo, Tadic. No, Tadic mi è venuto in mente dopo. Ok. E beh, qual è la tua paura di aver sbloccato Tadic? Non capisco, mentre Gabbo pensa... Perché ho detto Matic... No, non per quello. Vabbè. No. Assolutamente. Vabbè, comunque dai, andiamo avanti. Ma più che altro hai fatto un errore a dire Matic, secondo me, per... Sì. Per un altro motivo, insomma, potevi dire Lukaku. Sì. Però, oddio, no. Per quello sì, però non... Io adesso ho altre priorità. Allora, non posso cascare su una cosa così semplice, perché veramente, se no, chiudiamo tutto, è Piqué. Sì, e non era manco lui quello difficile, cioè quello facile. Il Piqueton. Sì, ma il più semplice, aspetta, vediamo se posso dirlo. Sì, è Ibrahimovic. Certo, però puoi dire. Ah, sì. E c'è anche, anche Valdés. Qui a me basta dire una cosa per finire in pari, anche se non erro. Sì, certo. Sì. Allora metti Matic a Serbia. Per quello ti ho detto, cioè, lì potevi evitare... Anche. Cioè, alla fine mettevi Lukaku. E lo sai perché è un po' rosico? Intanto metti Matic. Se me lo fa mettere. Ok, perché... Io dovrei sapere anche Serbia-Barcellona e ci potevo girare intorno. Dillo, tanto ormai è finita la partita. Ciric. Bravo. Mamma mia, vedi, dovevo. Allora, dovevo. Ultima partita. E per il regolamento di merda che ho inventato io inizia ancora Gabbo. Settima gara, se pareggiate o vince Airway è finita. Se vince Gabbo si rigioca. E allora attenzione, Lazio-Barcellona, Paris Saint-Germain in orizzontale, Juve-Germania-Olanda in verticale. Volete giocare? 1, 2, 3? Sì. Ok. Vai Gabbo, dai un po', torna in te. Sì, torno in me. Voglio cominciare in un modo, ma come sempre non mi viene in mente. Io c'ho tutta la riga dell'Olanda, la riga della Germania, mi manca al momento Germania-Barcellona, e c'ho tutta la riga della Juve, sì. È lunga sta partita. Comunque. Madonna, veramente, la più lunga di tutte per ora. Sì. Allora io vado su Lazio-Germania e ti dico close. Ok. Dammi con Germania-Barcellona. Chi? Sono curioso, è l'unico che mi mancava. Come? Non mi veniva. Ter Stegen. Ah, è vero, non mi veniva proprio. Questa è l'unica di... Vabbè, magari c'è. Fammi vedere se si può dire. Vedo di sì. C'era anche Gundogan. Appena arrivato, però non so se lo prende. Ah, no. No, non lo prende. Secondo me non no. Credo. Non lo so. Alcuni sì, alcuni... Vabbè, l'avremmo provato. Vai, Gabbo. Vai. I restanti li so tutti proprio. Lazio, tutti. Olanda, De Vrij. Ok. Qui ci vorrebbe il nome esotico tra i mille. Vabbè, ti dico Lichtsteiner o Juve Lazio. Giusto per dar fastidio a me che devo scriverlo. Esatto. Olandese del Paris Saint-Germain, Wijnaldum. Ok. Olandese del Barcellona, De Jong. Che sanno tanti. Frenkie, sì, scusa. Miralem Pjanic, Barcellona, Juve. E qui ti basta una, mi basta una delle due. Germania, sì. PSG. Ho perso. Eh sì.
1-0, cazzo. 7 partite giocate 1-0. Io non ci posso credere. Dai, cioè, la bravo prolungata. Davvero. Erano delle partite in cui sembrava che non ce la facesse. Prende. E invece ce la faceva sempre. Ah, ma io se non vengo messo sotto pressione, mio fratello invece mi comincia a fare: vai, brigati, dillo. E ce l'hai vai, accanto vai, lì. Vai, capisco più un cazzo e vince sempre lui. Quello è. No, dai, vabbè, oh, raga, 1-0 dopo 7 partite è tanta, tanta roba. Comunque, Draxler, pensavo Juve, Paris Saint-Germain. Ah, no. Quanto l'avete trattato, Draxler? No, mamma mia. Io penso che comunque anche lì ce ne stavano. Penso sì. Se c'era con i cambi si potevano farne 10. Sì, però con i cambi sono più semplici e piacciono meno, quindi ho deciso di sillularli. No, no, è giusto. No, anche secondo me, onestamente, è più bello senza cambi. Per me... Cioè, per la sfida un po' più accurata, secondo me, senza steel è più bello. Sì, sono d'accordo. Allora abbiamo è vero. Allora abbiamo il secondo finalista. Per il primo andate a recuperarvi l'altra semifinale tra Tirless Raptor e Kinoshi per sapere chi ha vinto. Se non l'avete già fatto, mi raccomando. A parte, io ringrazio Airway Giocherà, la finalissima. Grazie mille a tutte e due. Iscrivetevi ai loro canali, mi raccomando, li trovate qui sotto in descrizione. Buon ciao all'Allen come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.